Nuvole nere incombono sulla regione Lazio e in particolare sulla testa del presidente Nicola Zingaretti, additato da tutta l'opposizione come la mente dell'imponente operazione di assunzioni esterne avviata tra luglio e agosto. Il Movimento 5 Stelle, che ha già presentato un'interrogazione urgente, ne ha contate 22. 22 dirigenti di seconda fascia, 8 in più di quelli consentiti dalla legge, che costerebbero alla regione la bellezza di 20 milioni in 5 anni. La maggior parte di questi avvisi di ricerca di professionalità, 18 per la precisione, sono saltati fuori a fine estate, grazie a due delibere di giunta datate 26 e 29 agosto. Ma che ne è stato del cambio di passo promesso da Zingaretti in campagna elettorale? Ma io credo che non solo non ci sia stato cambio di passo, ma si siano aumentati drammaticamente gli sprechi, sono aumentate drammaticamente le consulenze, e le ultime notizie che ho denunciato sulle nuove assunzioni di 12 direttori con bando pubblicato al 28 agosto, mi sembra, e altri 6 dirigenti apicali sulla sanità con bando pubblicato il 26 agosto, con una selezione evidentemente abbastanza equivoca anche nelle forme in cui viene proposta, credo non vadano nella direzione di tagli annunciati da Zingaretti. Avendo peraltro tante professionalità all'interno della regione che potrebbero tranquillamente ricoprire quei ruoli, credo sia una cosa abbastanza grave, che graverà sulle spalle dei cittadini per tanti milioni di euro, che si va a unire agli altri oltre 3 milioni di euro di consulenze date sino ad ora da questa amministrazione, credo che ne tirino fuori un bilancio assolutamente non positivo di una gestione appunto della regione Lazio. In che senso lei parla rispetto a questi bandi di 18 dirigenti di selezioni equivoche? Beh, nel senso che quando si fa uscire un bando a fine agosto dove i selezionati vengono giudicati da un'unica persona, peraltro nominata da Zingaretti, che attraverso un colloquio decide senza dover sentire altri chi è idoneo o meno a ricoprire quel ruolo, credo che insomma lasci qualche perplessità anche nel sistema selettivo di come queste persone vengono giudicate. Chi è la persona che deve selezionarli? Il direttore generale nominato da